Siamo allo stand Alcatel, al Mobile World Congress di Barcellona. A fianco a me c'è Flavio Ferraro, Country Manager di Alcatel Italia. Ciao Flavio. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Flavio, chiediamo innanzitutto subito qualcosa di Idol 4, che è lo smartphone principale presentato qua a Barcellona. Esatto, beh, innanzitutto la storia Idol è già arrivata alla quarta puntata. Idol 4 è una famiglia di prodotti sostanzialmente di due modelli in cui, senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche tecniche, evidenziano fortemente la facilità d'uso e l'esperienza d'uso. Esperienza d'uso che cosa vuol dire? Beh, innanzitutto uno degli argomenti principali di Idol 4 è la realtà virtuale. Il prodotto è venduto anche insieme con un accessorio per la realtà virtuale, per usarlo con tutte quelle applicazioni relative, dal video 360 ai videogiochi e così via. Esperienza d'uso non è solo la realtà virtuale, ma il prodotto è anche dotato di un tasto che noi chiamiamo Bokeh, che dà la possibilità di, a seconda dei modalità del telefono, avere o l'accesso immediato a delle funzioni particolari, oppure all'interno dell'utilizzo l'accesso immediato a delle particolarità. Esempio, telefono bloccato, schiacciando Bokeh automaticamente si va in modalità ripresa, modalità telefono, quindi quando ci capita un evento non devo più tirare fuori il telefono, sbloccare la tastiera, cercare nel menu la fotocamera e così via. Bokeh pronto allo scatto. Oppure sto ascoltando musica, Bokeh automaticamente mi amplifica il segnale con i bassi e gli alti per avere un segnale forte e vigoroso, grazie anche agli altoparlanti e ai altoparlanti a 3,6 watt ciascuno. Ecco, hai parlato di musica, yes. Mi sembra che questo telefono abbia una particolarità, ci sia anche una partnership musicale o comunque relativa alla parte, alla sezione audio. Ma ascolta, già come Idol 3 che era dotato di altoparlanti JBL, qui proseguiamo su quella strada, quindi quando diciamo musica sostanzialmente ci vuole esperienza d'uso, come ho detto prima, quindi non solo al più altoparlanti JBL come nell'Idol 3, ma qui aumenta il numero di altoparlanti e anche la potenza d'uso, quindi grande esperienza. Senti, prezzo e quando arriva Idol 4? I due prodotti arrivano a giugno. E un prodotto sarà posizionato a 299, l'altro prodotto sarà posizionato a 499. C'è un grande cambiamento anche dell'azienda, della società Alcatel. Stanno cambiando tante cose. Sul fronte della mobilità cosa sta cambiando? Beh, allora, innanzitutto hai parlato di brand, abbiamo fatto un po' di pulizia, un po' di ordine, era il tempo giusto per riposizionare il marchio Alcatel, che ha perso la declinazione OneTouch, è rimasto semplicemente Alcatel, peraltro come i clienti ci conoscono da più di 20 anni, e abbiamo colto l'occasione per rinfrescare la grafica e rendere il marchio più adatto ai nuovi clienti, ai millennials. Quindi non è semplicemente un gioco di grafica, è anche un po' una dichiarazione di intenti che facciamo al nostro mercato di continuare a esserci, ma è sempre per far parte del cambiamento di questo mercato che non si ferma mai e continua sempre ad evolversi. Bene, allora con Flavio Ferraro, grazie Flavio, allo stand Alcatel qui a Barcellona, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito sul canale di cellularemagazine.it e alle nostre spalle salutiamo con il nuovo logo di Alcatel. Alla prossima. Grazie a tutti, arrivederci.